pochi, però al contrario, cioè il gol è passo irregolare, però la vittoria della fermata è giusta, insomma, è passa meritata per quello che ne prenderà anche di 90 minuti. Sì, prima volevo, dopo ti rispondo, volevo dedicare questa vittoria a mio papà che è mancato quest'estate, veramente alla mia famiglia, a mia mamma che ha passato un momento difficile, sta passando ancora un momento difficile e quindi mi hanno sempre seguito e c'era anche oggi e quindi prima ci tenevo a dedicare veramente questa vittoria a lui, questo scusate. E per quanto dici, io credo che la vittoria sia stata meritata, adesso il gol non l'ho visto, lo voglio rivedere, secondo me lui ha protetto la palla, era davanti lui e l'avversario era dietro, voglio vedere chi ha strattonato, fa parte del gioco, a volte gli arbitri fanno degli errori a favore tuo, a volte a sfavore tuo, lo voglio rivedere, sinceramente la panchina non mi era sembrato fallo, però vedremo. Io credo che tutto sommato comunque abbiamo meritato la vittoria, abbiamo creato sicuramente più occasioni, è normale magari che sia così in superiorità numerica, però già nel primo tempo in parità numerica avevamo preso la traversa e c'era già stata un'occasione importante. Credo che abbiamo limitato il Rimini perché comunque questa squadra è vero, è magari un po' in difficoltà di risultati, ma partite le ho viste anche in casa e così in difficoltà non li avevo mai visti, nel senso che hanno veramente creato poco e quindi questo è merito, penso, della mia squadra, dei miei ragazzi che hanno interpretato al meglio questa partita e devo fare i complimenti a loro perché a volte si guarda, non si capisce se è merito degli avversari, demerito degli avversari. Io mi tengo alla prestazione dei miei ragazzi che ci hanno dato tanto perché comunque Rimini è una squadra caratteriale, è una squadra che anche in 10 uomini ha sempre fatto bene e ha sempre tenuto il risultato. E quindi i miei ragazzi sono stati bravi perché abbiamo sfruttato la superiorità numerica e abbiamo vinto meritatamente. Poi l'avete anche tenuta nel secondo tempo, perché Rimini non ha rinunciato, pur non creando molto, ha giocato anche in 10 molto nella vostra metà campo. Sì, sì. Visto proprio la voglia di portarla a casa. Sì, sì, dobbiamo migliorare perché gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, un po' nella gestione palla con la superiorità numerica, però Rimini ho cambiato modulo perché a un certo punto ha fatto densità in mezzo, si è messo quei tre centrocampisti, ha inserito una punta a Ventola e quindi avevamo bisogno anche noi di stringere un po' gli spazi. E siamo stati bravi, sono stati bravi e abbiamo veramente concesso poco a una squadra che comunque nei momenti difficili ha sempre tirato fuori il carattere e lo ha fatto un po' anche oggi, solo che oggi è andata a sbattere contro il muro della Fermana. Okay. Posto? Grazie. Ti vedo scrivere del rim. Da dove partiamo? Una partita poco bella, finita ancora una volta con problema numerica, questa volta anche persa, o che forse l'avversario più abbordabile. Purtroppo è così. Sì, siamo qui a leccarci le ferite praticamente, quindi niente, è un peccato perché insomma oggi c'era un'atmosfera particolare anche spogliatoio. Con la convinzione di poter fare una grande partita, portare a casa finalmente questi tre punti e invece ci ritroviamo qua con zero punti in un possibile scontro diretto ed è un peccato anche perché ancora una volta siamo rimasti in inferiorità e quindi questo alla lunga può creare dei problemi. Ovviamente arrivare alla terza partita in questa settimana, giocarla in 10 ancora per non so quanto, 60 minuti, adesso non so quanto, ma a livello fisico e mentale ti può creare dei problemi e abbiamo subito questo gol qua che purtroppo ci ha tagliato un po' le gambe, anche se poi a dire la verità ci abbiamo provato, non posso dire questo perché la squadra ce la mette tutta e non sempre poi si riesce a fare magari quello che si vuole. Ora siamo qua, cerchiamo di ricaricare le pile perché sabato abbiamo un derby importante qua da giocarci in casa e non dobbiamo sbagliare, quindi con determinazione ma anche con non troppa pressione dobbiamo cercare di lavorare bene in settimana e arrivare a sabato a giocare al massimo questa gara. Di questi cartellini rossi possono essere figli del momento? Di nervosismi? Per come sono alcuni, per come sono venuti, no, perché sono stati magari per falli da ultimo uomo, chiare occasioni da gol, queste situazioni qua.
ovviamente dobbiamo gestire un po' meglio le situazioni quando si è già ammoniti, quello sì. Non credo che ci sia la pressione del risultato o la pressione della piazza, perché comunque sì, Rimini è una piazza che comunque si fa sentire, soprattutto qui, però non ci deve toccare questa cosa. Noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare e dare il meglio per noi stessi e per la squadra. E solo così si ottengono i risultati. Quella traversa? Insomma, io sono andato lì per calciare e per far gol. Purtroppo mi è scesa un attimo tardi e è andata sulla traversa. A mio avviso c'è stato forse anche un tocco del portiere, ma quello era relativo, perché secondo me comunque finiva comunque sulla traversa. È stata una delle poche occasioni nitide però create. Sì, perché comunque a inizio gara sinceramente è stata una partita molto, diciamo, studiata dalle due squadre. Nessuno ha trovato in realtà gli sbocchi per poter creare delle azioni pericolose. Quindi è stata più una battaglia sulle seconde palle. E ti dico, è stata anche una partita equilibrata, anche in 11 contro 10 non mi sembra che poi dopo loro hanno creato molto di più. Sì, ovviamente sono stati più pericolosi perché hanno sfruttato l'uomo in più, ma questo ci poteva stare. Noi di occasioni, meno male, a parte magari qualche palla in aria, qualche cosa, un tiro al volo di Montanari, insomma, non abbiamo creato delle palle gol nitide. Dobbiamo anche lavorare su questo, sicuramente. Preoccupante, però. No, per noi no, sinceramente non dobbiamo pensare alla classifica adesso. Sì, beh, ovvio che star sotto e rincorrere è più dura, ma siamo a fine ottobre, il campionato è lungo, non ci dobbiamo creare delle pressioni come dicevo prima, ma dobbiamo lavorare con serenità, perché la squadra, anche se agli occhi di qualcuno non può sembrare così, la squadra in realtà è viva e ha voglia di migliorarsi e di ottenere dei risultati importanti. E quindi con tranquillità cerchiamo di riprendere il nostro cammino, di cercare questa vittoria che ci manca da troppo tempo, e poi sono sicuro che la situazione si sbloccherà. Grazie a voi. Io andavo a casa, anche volentieri. Non sempre si riescono a fare i miracoli, lo dicevamo mercoledì, però oggi troppo poco avete fatto per cercare di non perdere questa partita. Un po' per la stanchezza, anche magari un po' per... Sì. Abbiamo fatto poco, cioè tanto è inutile dire sempre le solite cose, perché tanto voi sei sempre lì a dire le solite cose. Secondo me non è possibile, cioè veramente sta diventando una barzelletta, cioè su 11 partite, 8 partite, giocare in inferiorità numerica non è possibile, dai. Penso che siamo da primati, secondo me. E fai fatica perché comunque sia un uomo in meno ogni partita, come fai anche a dare un giudizio, no? Perché è difficile dare un giudizio, sì, ti metti lì, ti copri, cerchi di ripartire, però poi l'episodio capita, prendi gol e poi dopo è dura. Eri lì proprio in prima visione, hai visto proprio in prima fila per vedere quella trattenuta? Ma lì non lo so, dovrei rivederla. Cioè, sensazione hai avuto lì per lì? La sensazione lì per lì sembrava fallo. Però l'arbitro non ha fischiato, cioè finché l'arbitro non fischia puoi reclamare quanto vuoi. Ma ci siamo fermati tutti, però se va bene anche così. Ma infatti è quello che dico, cioè finché l'arbitro non fischia non puoi arrenderti, che fai, ti arrendi? Cioè fallo o non fallo, cioè lui ha avuto il tempo di stoppare la palla, guardare, mettersela bene.
dobbiamo anche in quei casi lì cercare di mettere una pezza. Anche 11 contro 11 col cambio mondo, però oggi la squadra non ha girato dall'inizio. No, no, oggi secondo me finché eravamo in parità numerica non abbiamo fatto niente di particolare, insomma. Non ricordo azioni clamorose, insomma, nostre. Come si? Sì. Il loro gol si è arrivato, però c'è un po' che lì abbia fatto una prestazione subito delle aspettative e se poteva andare bene poteva paralizzare. Sono d'accordo. Oggi purtroppo abbiamo pagato le fatiche, è la settima partita che giochiamo in 10. Oggi si è visto in alcuni elementi erano molto, molto provati, rigiocare un'altra volta in 10 non è stato semplice, però credo che la partita in generale, forse la sconfitta è un poco troppo, loro hanno approfittato di... Io credo al mio giocatore, Oleana mi ha detto che è stato platealmente preso per il collo, buttato giù, quindi era fallo, però al di là di questo non abbiamo cercato di fare qualcosina, ma non abbiamo avuto più la forza di reagire, a parte la punizione di Candri che poteva andare meglio. Abbiamo fatto fatica perché in 10 non sempre puoi fare miracoli, ma non è la prima volta. Quindi in settimana, domenica, mercoledì, domenica, giochi sempre in 10, non è facile. Quindi abbiamo fatto fatica e dispiace perché tutto sommato questa partita si poteva, come ho detto prima, anche prendere un punticino, nonostante la squadra non abbia espresso quello che deve fare. E purtroppo l'abbiamo persa, abbiamo perso un'altra grande occasione per un turno casalingo che dovevamo sfruttare bene, e purtroppo questo non è stato e si deve andare avanti. Adesso dobbiamo capire dove ricominciare, recuperare soprattutto e preparare bene la partita di sabato, perché noi abbiamo bisogno in tutti i costi di fare risultato. La classifica piange, quindi oggi pensavamo di sfruttare questo turno nel migliore dei modi, purtroppo così non è stato e ci possiamo fare poco. Magari se potesse tornare indietro, le ingenuità stanno sempre dietro l'angolo. Anche questa espulsione si poteva evitare, purtroppo lì c'è poco da ragionare. L'espulsione, infatti magari non lo so, se non lo so, se non lo so, ma secondo me tutte e due le cose, poteva anche sinceramente, non è che ha messo il piede, ha alzato il piede e la gamba per farlo male, messo il piede per contrastarlo, poi magari è normale che l'avversario fa pure la scena perché ci sta, però siamo stati ingenui, non bisogna cadere in quelle cose, soprattutto quando sai che sei ammonito. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di finire il primo tempo per aggiustare un po' le cose, magari avevamo pensato di fare altro tra primo e secondo tempo, non c'è stata la possibilità perché siamo stati costretti a giocare in un certo modo e poi, ripeto, non abbiamo avuto la forza di fare, di pareggiare la partita. Mister, però hai cambiato modulo e anche in 11 contro 11 la squadra ha fatto veramente poco. Sì, infatti aspettavamo la fine del primo tempo per aggiustare qualcosa, per cercare, la partita dura 95 minuti ragazzi, cioè non è che noi possiamo mangiare l'avversario, dall'altra parte c'è una squadra che era messa bene, ha dei giocatori comunque importanti, ci ha creato delle difficoltà, c'è anche l'avversario, non è che giochiamo da soli, quindi l'intento era quello di cambiare qualcosa
i due tempi non c'è stata più la possibilità, perché giocare in 10 non ho potuto fare quello che avevo in testa. Tutti si sono fermati per aspettare il fischio. Sì. Ma non è, io penso pure un'altra cosa, che adesso è andata, cioè non è che possiamo, purtroppo io già l'altra volta mi sono fatto sentire, ma non posso ripetere sempre le stesse cose, perché secondo me, al di là della bravura degli avversari, va sempre merito a chi vince, perché hanno creduto più di noi e l'hanno vinta. Quindi, però ho visto una condotta molto diversa, cioè ogni nostro fallo c'era un giallo, diversamente no, quindi già questo. Però non deve essere una scusa, perché noi non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, l'abbiamo persa. Però anche su quello, a parte ci siamo fermati noi, mi ha dato l'impressione che anche l'avversario che ha fatto gol si era fermato un attimo, perché non ha tirato subito, quindi vuol dire che aspettava il fischio. Però è stato bravo, loro hanno fatto gol, noi no, e hanno vinto la partita. Vero, mister, che al di là del tuo episodio, che poi l'ha decisa e quindi è fondamentale, però oggi, al di là della commissione di Candido, voi fatto poco. Abbiamo fatto poco, ma l'ho detto, abbiamo fatto poco, mi aspettavo qualcosa di più, abbiamo fatto poco, però non vuole essere una giustificante, in questo ci ho messo le fatiche delle tre partite, perché giocare tre partite in 10, ma non 10 minuti, ma 60 e 70 minuti alla volta, poi alla fine lo paghi. Non sempre ti puoi gestire. Questa volta abbiamo preso gol, abbiamo avuto la forza di reagire e di fare il gol e l'abbiamo perso. Però paradossalmente, mister, questa diventa un aggravante, cioè si sa che tramariscono quasi ogni palla, come se abbiamo avuto 8 espulsi, 8 giocatori diversi. Cioè. È un'ingenuità, basta. Cioè, l'ho detto prima, forse si è arrivato adesso. Abbiamo fatto. Non mi ha dato il tempo di sostituirlo, perché avevo fatto riscaldare subito Kenneth, il tempo di sostituirlo e ha preso la seconda. Cioè, purtroppo ultimamente becchiamo anche in queste cose, l'ingenuità, dove dobbiamo stare attenti. Se sai che sei ammonito e c'è questo tipo di fischio ogni qualvolta che c'è una punizione, si poteva evitare. Esatto, sempre per ingenuità, perché è una palla che puoi anche non mettere il piede, era una palla che rimbalzava, cioè. Quindi questo forse l'attenzione troppo del risultato, che devo dire, cioè facciamo delle cose assurde. Mercoledì magari quella di Finizio è una palla che protegge, una palla che sta in, un tiro che sta andando in porta, magari ti colpisce, ci sta, ma questa assolutamente no, dobbiamo stare molto più attenti, visto che ultimamente ci succede spesso. Vorrei chiedere anche una cosa dal punto di vista tattico, ma la risente di maggior pericolosità davanti tra i giocatori offensivi, la partenza così larga di una palla da una parte e di allotti dall'altra, ma mi chiede un po' troppo fuori dal gioco. Ma no, e noi non dovevamo fare quel tipo di gioco, solo che non è venuto quello che dovevamo fare. Ecco, quando noi parliamo, no, dei 4, dei 5, cioè alla fine non è quello, cioè non è che io sto là a pettinare le bambole, se faccio delle cose è perché conosco i miei giocatori. Quindi alla fine dentro al sistema ci vanno gli uomini, se io vado con la determinazione giusta e la voglia di fare delle cose lo faccio, se no posso giocare a 10, a 4, a 2, cioè non significa nulla, cioè il problema è quello, cioè, quindi oggi magari non siamo stati sia sul piano fisico che sul piano mentale quelli che siamo stati fino alla domenica scorsa, purtroppo può capitare. Senti, ti devo fare una domanda, che classifica precaria, qualche decisione? Ma non lo so, io come ho detto l'altra volta ho sempre la coscienza a posto, faccio le cose che devo fare senza problemi, poi c'è una società, c'è un presidente che deciderà, io sicuramente faccio quello che devo fare, poi nel calcio esiste tutto, non è che ci preoccupiamo, io non mi preoccupo sinceramente, perché sono abituato da tanti anni a fare calcio, quindi io faccio quello che devo fare, poi i risultati ti condannano,
magari la società ragiona in un modo diverso, ci sta tutto, io non è che mi preoccupo. Ma non lo posso dire perché poi parlo per me, no? Quindi io ho la mia idea, sappiamo tutti come poi se arriverà un mago, io sono il primo a farmi da parte, vuol dire che va bene, però io credo che noi stiamo facendo, al di là dei risultati che non sono soddisfacenti, non sono quelli che noi vorremmo, secondo me comunque stiamo facendo un lavoro da portare avanti, poi dopo tutto può succedere, non mi preoccupo sinceramente. Posso? Grazie.